Ecco. Banchiero. Come stai, Franco? Bene, te? Come Dio vuole. Buonasera, ci rivediamo. Sì, ci vediamo. Sì, padre Giuseppe. Lei allora era vicario. Tu sei ancora qui. Sono ritornato da un anno. No, sei ancora qui, che, sarebbe troppo. Che bello, hai che visto? Bello il padre Giuseppe. Paolo. È sempre di Giuseppini. Sì. Il diavolo mi pare di conoscere. Forse sì. Lui la conosce. Ciao Don Gualtiero. Conosce bene. Da tempo, grazie. Don Gualtiero, benvenuto a Sesi. Oh, come stai? Quanti amici. La sala, città della pietra. Oh sì, sì, sì. Però tu sei un po' più vivo. Fa piacere. Grazie di essere qua. Due sindaci. Okay. Ecco. Paesi natali, Trentino. Claudia Pecchioli, vice sindaco di Sesto, piacere. Sindaco di Sesto, lei è da Trentino? Sindaco di Molina, da dove veniva lui? Bello, bello, significativa la sua presenza. Ecco. Avete fatto bene a venire. Nessuno di voi lo ricorderà perché è roba ormai di 80 anni fa, 78, eccetera, quindi è impossibile, però... Comunque vi appreciate ancora molto, molto viva, molto viva. Si ricorda bene Don Alberto, sì. Cortese. Anche Don Alberto, 50 anni. Che ha preso le... Don Alberto l'ho conosciuto bene. Morto nel 2001. Io ero già via dal 94, quindi... E non so se sa, sono tutti e due al cimitero nella stessa tomba. Ah, sì. Don Alberto e... Sì. A quel cimitero? No, no. Qui a cimitero Maggiore. Cimitero Maggiore. Cimitero Maggiore, sono tutti e due. Qui stamattina sono stato in una preghiera. Il primo funerale di un prete che fece il cardinale Alfonso. Appena arrivato. Ci dovrebbe essere qualche fotografia in giro. Questo è il cardinale Simone. Da loro, vedo per esempio a Perugia anche tanti studenti, la laurea e così via, con le corone da loro. Ma Dio ci mette una corona di gloria sulla testa, una corona immortale, soprattutto per coloro che hanno onorato la loro dignità di uomini e di cristiani. E questo è un prete grande che appunto ha onorato la sua dignità di uomo, di cristiano e di religioso. Ed è un uomo che si è unito a Gesù nel dare la vita. Quindi c'è anche questo aspetto della martiria, del martirio, del dono totale fino all'effusione del sangue. Ed è per questi motivi che mi sono sentito spinto a venire come fiorentino, come uno di voi, anche se ormai sono in trasferta da 30 anni, però mi ricordo della chiesina di Querceto e soprattutto della nuova chiesa giù dove stanno i padri Giuseppini. E ricordo anche con tanto tanto affetto i padri Giuseppini, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sua Eminenza, insieme ai miei fratelli, confratelli, Padre Giuseppe e Padre Paolo, la comunità parrocchiale di San Giuseppe, San Jacopo e San Giuseppe, l'autorità civile e varie associazioni, l'accogliamo con grande gioia in mezzo a noi. Grazie di aver accettato questo nostro invito per presiedere questa celebrazione in memoria di Padre Licio. Abbiamo vissuto 3 intense giornate insieme per ricordare il sacrificio di Padre Licio. Hanno collaborato tante persone, varie associazioni. Ringrazio a nome di tutti il Vice Sindaco Dottoressa Claudio Picchioli, il Sindaco di Molino di Fiemme, i parenti di Padre Licio, le associazioni e tutti voi per la vostra presenza e partecipazione. Potremmo domandarci chi è Padre Licio Bortolotti, morto martire nel 1944, e cosa ha da insegnarci oggi con la sua vita? Questo giovane trentino che a 25 anni era già sacerdote, che amava con tutto se stesso il Signore e il suo popolo, i due grandi amori per un religioso e per un prete, Dio e la gente. Quando si intrufolano altri amori, allora è un disastro per la vita di un religioso e di un prete, ma è la fedeltà a questi due grandi amori, Dio e Gesù, la Trinità, il Padre, la Madonna, quindi tutto quello che è l'aspetto religioso, e i fratelli incondizionatamente, vedete, fino a dare la vita. Prete quindi dedito al gregge, a lui affidato, era un uomo con un cuore grande, sereno, gioviale, dicono coloro che l'hanno conosciuto, sempre pronto a fare il bene, sempre accanto alla gente, come deve essere un prete, un religioso, nelle gioie e nelle pene, come sono stati per tanti anni, l'ho conosciuto anch'io, quando era ancora prima rettore e vicario di Firenze, i nostri padri giuseppini. Quanto abbiamo bisogno noi, soprattutto oggi, di questi preti. Lui era dotato di un particolare intuito di amore per i giovani e i giovani lo seguivano perché vedevano in lui questa presenza bella, viva del Signore. Aiutava tutti, compresi i tedeschi, ormai in quell'anno lì, nel 44, in ritirata, ma che occupavano ancora una parte del suolo italiano, ci sono state le rappresaglie più terribili proprio in quel periodo lì, ricordo la rappresaglia di Fantino e di Crespino, i posti dove sono nati, 44 persone uccise, e poi sono stato vescovo di Arezzo, quindi la grande strage di che avvenne proprio ad Arezzo. Quindi erano in ritirata, ma era un momento veramente terribile. E lui aiutava tutti, compresi i fratelli tedeschi, anche perché conosceva bene, essendo delle valli alte del Trentino, la loro lingua. Con la sua azione, Padre Licio è sempre stato un vero operatore di pace. Anche se minacciato durante la guerra, riuscì a salvare e a far liberare tanti parrocchiani,
che furono accolti nel monastero delle monache domenicane, dove io, ecco, per tanto tempo con i seminaristi di Firenze venivamo a fare i nostri ritiri dalle monache. Ora però mi sfugge, erano domenicane o benedettine? Domenicane, vero? Domenicane. Quante preghiere ha ascoltato Padre Ligio, quante lacrime, come tutti i preti, ha asciugato. E pensiamo anche a quello che avviene da parte di tanti fratelli. Io sono in relazione anche con alcuni vescovi dell'Ucraina. Quello che sta succedendo è come i sacerdoti e i vescovi sono vicini alla popolazione che soffre terribilmente. Come voi sapete bene, il 4 settembre i tedeschi, ormai in ritirata, vennero in canonica di buon mattino, ma non lo trovarono. Non stava in canonica la mattina. La mattina andava a trovare i malati, andava a confortare la gente, come fanno i buoni preti. E aveva assistito proprio quella mattina anche degli infermi e dei moribondi. Rientrando in canonica gli fu riferito che i nazisti erano venuti a cercarlo. Lui, proprio perché ormai erano andati via, poteva salvarsi, poteva benissimo salvarsi. Eppure, pensando che anche fra loro ci fosse qualcuno che aveva bisogno, ci fossero dei feriti e dei moribondi, perché il momento era tragico, si recò al comando. Benché messo in guardia, si recò al comando generale, dove fu accusato di aver aiutato i partigiani a nascondersi. Fu arrestato, fu condotto in catene, lo sapete bene, su queste colline, sopra Calanzano, nella località di Baronchi, fino alla villa d'Ardi, dove risiedeva il capo del comando tedesco. Per la strada, è commovente questo racconto, incontrò due donne che si misero a piangere e lui disse: vado a morire. Sembra proprio di assistere alla Via Crucis, quando Gesù va verso il Calvario e incontra queste donne che probabilmente cercarono di consolarlo. Vado a morire. Il giorno dopo, nel campo sottostante, alcuni prigionieri, anche questo era un rito che loro avevano, furono costretti a scavare la fossa. Fu condotto ai piedi della fossa. Gli puntarono contro le armi. Fece appena in tempo a baciare il crocifisso che portava sempre nella sua cintola ed esclamò: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Don Trioschi a Crespino disse la stessa cosa: ma cosa fate? Ma non vedete che state uccidendo dei poveri innocenti? E allora fu il primo ad essere ucciso. Gesù dice nel Vangelo: non vi è amore più grande che dare la vita per le persone che si amano. Il martire veniva sotterrato con poca terra, come facevano loro. I suoi carnefici si dettero alla fuga perché ormai stavano arrivando le forze alleate e quindi entro breve tempo è chiaro che avrebbero dovuto lasciare. Voi vi domanderete: ma come facciamo a sapere che Padre perdona loro sono state le ultime parole? Perché purtroppo un sacerdote, ecco, di quelli in fuga, riferì che il prete, prima di morire, aveva detto queste parole. Le sue spoglie, come ben sapete, ora riposano nel cimitero maggiore di Sesto Fiorentino.
Fermiamoci un attimo soltanto, dinanzi a questa figura. È la figura di un giovane, ma un giovane forte, coraggioso, un sacerdote di Dio integerrimo, padre Eligio, vero vanto spirituale dei nostri padri giuseppini, ma anche vostro, perché è stato il parroco dei vostri padri e dei vostri nonni. Una vita la sua, spesa per il Vangelo, spesa per amore del suo popolo, senza mai aver abbandonato nessuno. Vera icona di Gesù, buon pastore, che non ha abbandonato il gregge dinanzi ai lupi feroci. Il pastore conosce le sue pecore, come faceva padre Eligio, le chiama per nome e le conduce ai pascoli della salvezza. E le pecore lo conoscono, perché conoscono bene la sua voce. In fondo anche oggi, e io l'ho verificato nella mia lunghissima vita di sacerdote, ormai sono 57 anni di sacerdozio i miei e 28 anni di vescovo, si compiono il giorno 8, è l'anniversario anche della mia ordinazione. Io questo l'ho capito benissimo. La gente, nonostante la secolarizzazione, l'indifferenza, non possiamo stare fino a stasera a parlare di tutti i guai del mondo moderno, la gente ha ancora il fiuto del prete che appartiene a Gesù Cristo, lo fiuta tutti, anche chi non crede, e naturalmente il prete, quindi con i doni e i carismi che ha ricevuto da Dio, anche oggi può continuare a fare tanto bene come lo ha fatto padre Eligio. Una bellissima figura di sacerdote, io non lo conoscevo, me ne sono innamorato leggendo qualche cosa e fra virgolette dico anche di martire. Il grande Sant'Agostino così definiva i veri sacerdoti: homo Dei et servus ecclesiae, è un uomo di Dio e un servo della Chiesa. E lui è un vero uomo di Dio e un vero servo della Chiesa. E voi avete fatto molto bene a far riemergere la sua memoria, perché queste sono figure, i santi naturalmente, che ci aiutano. E questi sono dei testimoni del Vangelo, che rendono credibile il Vangelo. Perché noi tutti crediamo nel Vangelo, siamo qui, non saremo qui. Però delle volte ci viene la tentazione di dire: ma chi mette in pratica il Vangelo? Gesù Cristo, San Francesco. Ecco, grazie a Dio, nella Chiesa e anche nel mondo, vediamo che non mancano, anzi abbondano, questi uomini e queste donne che sono delle vere pietre miliari nel nostro cammino e che ci dicono che il Vangelo, come diceva Paolo VI, è difficile, ma è bello. Ecco, grazie padre Eligio, perché con la tua testimonianza stasera hai detto a tutti noi che il Vangelo è bello. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
Chiesa, ancora una volta a nome di tutti, ringraziamo per la sua presenza, soprattutto le sue parole che ci ha rivolto. Noi accompagniamo con la nostra preghiera la sua missione. Ora invitiamo il sindaco, vice sindaco, la dottoressa Claudia Picchioli e il sindaco di Fieme, di Mole di Fieme, di dire una parola per noi. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio il Cardinale per la sua presenza e la parrocchia per l'invito. È un onore rappresentare il Comune di Sesto a questa importante celebrazione, perché Don Ligio Bortolotti è una figura che ha un'estrema rilevanza sia dal punto di vista religioso, ma io penso anche dal punto di vista civile, no? per la nostra città, perché la nostra città purtroppo è stata teatro di molte stragi nazifasciste durante il periodo della guerra, soprattutto verso la fine. Ecco, e quindi è importante ricordare queste storie per evitare che si ripetano di nuovo e per evitare che ci possano essere derive di qualsiasi tipo, non solo nel nostro paese, ma anche in Europa, ma anche nel mondo. Ecco, la guardia deve essere sempre alta e per questo è importante ricordare queste storie e queste figure che tanto hanno fatto per la nostra comunità. Ed è bello poter pensare che attraverso il loro esempio, attraverso l'esempio di dedizione che questi hanno avuto, come ricordava prima il Cardinale, ecco, si possa fare il bene della nostra comunità, lo si sia fatto un tempo attraverso la propria vita e ancora oggi attraverso la storia si possa continuare a dare un esempio positivo. E quindi di nuovo grazie e buon pomeriggio a tutti. Ecco, grazie, porto il cordiale saluto di tutta la comunità di Castello Molina di Fieme che rappresento in questo momento. Con grande gioia ho partecipato anche oggi a questo momento di riflessione. E a 110 anni dalla nascita, che abbiamo celebrato 10 anni fa il centenario, ai 78 anni quest'anno della sua scomparsa, però mi ha colpito quella preghiera fatta da voi qui, dicendo grazie al Signore per aver donato Padre Ligio a questa comunità. In quella preghiera penso ci sia dentro il senso di tutta la sua vita, no? E diciamo grazie al Signore di aver donato un sacerdote che è stato qui e ha dato la sua vita per il suo popolo, no? Quindi è un esempio che non si può descrivere altro che con grazie al Signore per aver suscitato a distanza di così tanti, tanti anni, millenni, ancora delle persone che, con, chiamiamolo anche ideale evangelico cristiano, riescono ancora a essere dei fratelli suoi, insomma, no? Quindi, scusate se mi sono dilungato un po' sull'aspetto cristiano, ma lo sento veramente mio, e da parte nostra di amministratori civili, ma che spesso siamo nella stessa barca di quelli di fede, dobbiamo rivolgersi alle stesse persone e quindi a noi il compito di mantenere viva la figura di questi personaggi. E dico un grande grazie a chi ha riscoperto e continua ogni giorno o ogni tempo a riportare in vita queste figure attraverso momenti o nuove discussioni o nuovi ragionamenti, nuovi libri, eccetera, tante cose, no? Quindi un grazie a tutti quelli che hanno riportato qui in mezzo a noi il Padre Ligio. Ringrazio anche il sindaco. La presenza
diciamo pure tra virgolette, di smarrimento come questo in tutti i sensi, voi siete le istituzioni civili più vicine alla gente e molti dei sindaci che io incontro per l'Italia, ho fatto un po' il giro d'Italia in questi anni, sono giovani e quindi ho notato anche il loro impegno e appunto il loro desiderio di essere vicini e di sostenere, soprattutto ci preoccupano i nostri giovani, quindi che sia per il lavoro ma sia anche un po' per l'orientamento della loro vita. Quindi grazie per quello che fate e il Padre Ligio davvero vi benedica anche nella vostra azione, come benedica davvero i nostri sacerdoti, non solo Giuseppini ma tutti i nostri preti che appunto hanno, stanno dando anche la loro vita per la gente. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Viva il fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Servite il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.